Ciao ragazzacci, io sono BCTC che c'è qui su Farming Simulator 15. Un po' di lag, cos'è sto lag? Allora, dobbiamo iniziare a raccogliere, però ve lo dico dopo, anzi ve lo dico subito, il cotone. Il cotone, da quanto ho capito, si può raccogliere con questi macchinari, però c'è un John Deere 9950 progettato apposta per raccogliere il cotone. Il cotone è giusto utilizzare i macchinari così come ci vengono, cioè, che ci vengono forniti. Quindi proviamo a utilizzare sto John Deere. Allora, dove lo trovo? Fammi vedere. Qua stiamo diventando sempre più grandi. Qua oggi la mappa va malissimo. Allora, estendicondotto. Io non l'ho mai utilizzato. Peraltro non c'è il... Non c'è il... Come fa a tagliare? Estendicondotto. No, così scarica. Ma come fa lui ad accendersi? Non gli manca il pezzo davanti. Lo devo comprare a parte, forse. Fammi vedere se lo trovo dentro lame. Dovrei trovarlo dentro lame. No, questo qui poi la categoria è quella sbagliata. Non mi ha detto niente. Cioè, qua sembra che me lo vendo già tutto bello unito. E invece no, devo comprarlo a parte. Perfetto, compra. È giusto. Infatti mi sembrava strano che mi vendesse tutto il macchinario unito. Dico, vabbè, però. Questo che fa? Ah, questo è già per guardare dietro. C'è una visuale in più. Allora, fammi vedere, è troppo verde, devo essere onesto, Sembra tipo... qua non si capisce niente. Mi fai cambiare, ok. Fighi quelle chiavi là. Questa è la mod che poi lascio sempre in descrizione, c'è il link per andare... La mod è fatta bene, per andare su un foglio di Google, foglio di lavoro dove c'è scritto le varie mod con i vari siti, dove le ho testate, cose varie. Non sembra malissimo, Allora, come si fa ad attaccare? Non si attacca forse davanti? Forse devo attaccarlo dietro. Di solito al centro basta prenderlo. Ok, collega attrezzo. Perfetto, fammi capire. Cioè, questo è il macchinario. Chiudi sto cazzo di cosplay. Il macchinario non è malissimo, Guarda. Cioè, mi sembra carino, mi sembra. Poi c'è alza, abbassa lama. Sì, va bene. Q stacca, no, non staccare niente. Qui cosa fa? Estendicondotto. Per accendere, accendi mietitrebbia. Ok. E così è proprio un macchinario fatto apposta per raccogliere il cotone. Io non l'ho mai usato, non so neanche se funziona con il cosplay. È lento che, porca mignotta, fa paura per quanto è lento. Portiamolo qui con il... con la... Non funziona. Questa non funziona. Questa funziona. Certe volte sì, certe volte no. Cioè, a voglia che clicchi. Quando decidi di non funzionare, questa mod non funziona. È lentissimo, però è carino. Vediamo le luci. Le luci mi hanno bloccato il mondo. Ok, no, le luci non mi piacciono. Si vede il fascio, che cos'è sto fascio? Che questo qui è qui che aspetta. L'ho visto su YouTube e c'è un video con una macchina del genere, John Deere. Cercando proprio il titolo per vedere se esiste o non esiste. Oh, esiste, quindi cazzo dobbiamo farci, dobbiamo usarlo, se è così. Fammi vedere dove sto andando. Tipi di frutta, su qui, sul 6 ci devo andare. Ok, perfetto. Ho fatto anche... poi queste cose ve le faccio vedere. Ho fatto la modifica anche a quello che tratta, quello che pianta, il coltivatore, il seminatore anzi. Boh, poi non ho capito se fa le balle o meno, perché là c'è scritto può fare le balle. Che cazzo di balle deve fare? Le balle di lana? Può darsi, però... Mi sembra strano. Fammi vedere, ma è giusto questo qui? Il 16. 16-17. E sono a... non so se è cotone o soybean adesso. Non si capisce niente, si capisce. Mettete i colori diversi. Mettetelo fucsia. Fucsia lo vedi subito che è quello lì. Allora, vediamo se funziona. Ah sì, è cotone. È cotone. Perché là è bianco. E forse non è ancora tutto maturato allora. C'è una parte maturata e una parte ancora no. E infatti, se guardiamo qui sopra, è bianco, e il cotone infatti è bianco. E ci sta benissimo, ci sta, va bene. Quindi siamo arrivati qua, abbiamo fatto il giro lungo, potevamo arrivare dal giro corto, va bene. Chi se ne frega. Allora, è lento come la morte sto coso, perché mi fai morire così? Scendo un attimo e faccio nascere sti campi, cioè li faccio finire di maturare. Aspettate un attimo. Allora, ho fatto passare un giorno e quando matura diventa così secco. Ci può stare, ci può stare. È pronto per la raccolta. Quindi saliamo sul nostro macchinario. Impostiamolo col cosplay, ovviamente non sia mai che io faccio qualcosa. Allora, la larghezza di lavoro è 5,9 m, proprio pochissimo. Non c'era un po' di più, no, 5,9, va bene. Il campo 16. Sì, è il 16. Facciamo che noi iniziamo a nord-ovest, andava bene. E andiamo verso sud. Sì, va bene così. Fai genera. Ok, 2000 euro. Perché mi ha dato 2000 euro? Non l'ho capito.
Oh cazzo, non è che mi ha venduto da solo le lattughe. Potresti che mi avevi venduto le lattughe da solo. No, non lo so, poi questo indagherò. Cioè, perché stranissimo, cioè 2000 euro mi sono entrati da altro. E per forza le lattughe devono essere, non ho nient'altro. Le uova ce l'ho, le devo portare io però a vendere, animali. Uova ne ho 57, quindi non va bene. Ma vabbè, comunque, siamo qui, facciamo che l'avviamo già. Così è già anche fatta bene. Guardate lì, si muovono le lamelle qui dentro. Non è fatta male. Fai usa percorso. Ok. Lui raccoglie. Guardate che figata, è fighissima sta macchina. È giusta anche. Perché comunque. Questo qui non lo posso nascondere. Chissà se lo posso nascondere. Sì, lo posso nascondere. Cioè, è giusto perché lui prende in pratica la pianta, la smanaccia un po' e fa il cotone. Guardate che è bellissima sta mod, eh. Io non la conoscevo, non l'ho mai vista neanche. È la prima volta che la vedo, ma è fatta molto molto bene. Cioè, sono rimasto piacevolmente colpito. È giusto anche che sia così, perché lui che fa? Prende la pianta. Ci sono, vedete lì dentro, non so se si vedono. Ci sono tipo qualcosa che gira, delle zampettine. Zampettine è un po' particolare da dire. Ci sono queste zampettine che girano e raccolgono il cotone. Però sta mod così ci impiega una vita e noi i campi non li finiremo mai. Bene, mi fa molto piacere. Allora, andiamo a prendere il nostro trattorino. Qual è questo? No, l'altro volevo. Questo qui, perché la svuotiamo, ve lo dico già, peraltro poi dove lo metto il cotone? Beh, questo non lo so, ci penseremo dopo. Per il momento qui abbiamo quello per i semi, va bene, non ci preoccupiamo troppo. Noi la svuotiamo sta John Deere, perché poi è un John Deere, quindi è un macchinario di un certo spessore, però vi chiudo un attimo, cioè appena finisce lui, chiudo un attimo perché voglio andare a modificarlo per renderlo uno più veloce. Sul campo devono lavorare a 40 all'ora, minimo. Non puoi lavorarmi di meno. Lo faccio un po' più veloce, un po' più veloce su strada e lo faccio anche un po' più potente, perché secondo me quando poi gli aumento anche la capienza. Sì, queste modifiche sapete che devo fare. Io se non faccio queste modifiche tamarrissime non sono contento. Quindi tu fermati un attimo. Ferma percorso, ferma percorso. Ok, grazie. Se io faccio estendi condotto, la butta, no che non lo butta. Non me lo butta per terra, non fare il pirla. Sta buttando per terra. Scusa, sei rincoglionito, sei. Lo vedi che ti cade così. Ok, non sono neanche sicuro che quel macchinario possa. Che quel carrellino lì possa prendere il cotone. No, c'è bisogno sia di più potenza, sia di più capacità in litri, perché 150 litri non ce l'hanno neanche. A Smart c'ha 150 litri di capienza, non è vero? La Smart c'ha 30 litri di capienza. 30-35 di serbatoio. Ok, avviciniamoci così, facciamo estendi. Vediamo se va bene adesso che lo butta. Se non lo butta vuol dire che questo qui non accetta il cotone. Può essere un vero casino per me. No, non l'accetta, non l'accetta. Ah no, l'accetta, l'accetta. Perché dico che non l'accetta? Guarda lì come lo prende bello. Figo il cotone. È la prima volta che raccolgo il cotone con questa macchina. È la prima volta che vedo questa macchina, anzi. Io non l'ho mai vista da nessuno. Seguo qualcun altro che gioca a Farming Simulator. Non l'ho mai visto io come macchinario. Quindi molto molto bella. Allora, salviamoci sto coso. C, ma sono scordato che C è questo. Campo 16, quindi salviamolo. C16, C16, 6 metri. Un po' meno di 6 metri, però 6 metri vanno più che bene. Allora, com'è che non si chiude da solo? Ok, si sta chiudendo. Io faccio così, mi fermo un attimo, la vado a modificare pesantemente, perché se voi sapete che io sono uno che modifica tutto, e la rivediamo all'opera. Aspettatemi un attimo. Allora, l'ho modificato di brutto, ci ho messo troppa potenza, guardate qui. Quando inizia a accelerare va subito in derapata, quindi c'è troppa potenza, ce l'ho messa, però chi se ne frega, la potenza non ha mai fatto male a nessuno. Allora, facciamo C16, 6 metri, e lo mettiamo anche nella sua cartellina. Dovrei mettere un po' a posto, ma sapete che sono pigro, quindi 6 metri, carica questo punto al punto più vicino. Ho modificato tutto, adesso vediamo un po' se funziona. Quindi lui adesso deve partire, guardate lì. Guarda qui, va a 23. Sì, perché l'avevo messo a 20, a più di 23 comunque. Ah, sapete qual è il problema? A parte il fatto che mi sta lasciando una fila, non ho capito. Il problema sta qui. Guardate qui. Guardate quanto lo posso portare, lo posso portare a 40 perché ho messo il limite a 40. E così 40 è giusto, dai. Poi non ho capito perché mi lascia sto pezzettino di strada qui. Si vede che non è 5, 5 qualcosa. Qui va bene, ma poi non è giusto. Fermati un po', andiamo a guardare quant'è la lama. Era qui, era. Quant'è la lama? Non c'è scritto. Può raccogliere sia cotone che
Soybean, che è la soia. Ah, va bene, quindi la utilizzeremo più spesso. Ho messo il limite del serbatoio a 150, quindi tantissimo. Perché va così? No, non la prende bene bene. A meno che non ho modificato qualcosa per errore. 5.9, no, dice che è quella, dice che è 6 metri. Non ho capito perché non dovrebbe essere quella. Fammi vedere il percorso. Fammi mostra tutti. Oh no, però va bene, guarda, se qua lo fa qui, poi in curva va a 10, lasciate sempre 10 perché sennò poi parte e vi lascio il pezzettino. Guarda qui come fa, va forte, oh. Guardate qui che bellezza che è sta mod. Ma che cazzo, l'ho modificata troppo. Ok, tira tantissimo, tira tira, ragazzo, raggiù, tantara. Guarda come va, guarda come va. Lascia, lasciato, non so perché ha lasciato quel bordo, però devo farlo forse un po' più stretto, che forse non sia 5 e mezzo, vediamo un po'. Ogni tanto perde qualche piantina, però chi se ne frega? Insomma, lasciamo stare. Perde qualche piantina, non so perché. Però va a 40, va a 40, c'ha 1500 litri di serbatoio. Ah, quando modificate la potenza di questi mezzi, quindi ho modificato la max torque, ricordatevi di modificare anche la potenza dei freni, se no i freni non vi ci ferma più, cioè va dritto per dritto. Fa fatica solo a raccogliere tutto, 40 mi sa che è troppo, eh. Perché vedo che, a parte il fatto che, no, non me lo lascia, ok. Mi sa che 40, no, va bene, a volte lo prende, a volte no, va bene, più o meno funziona. Dai, io utilizzerei questo, che mi frega a me di qualche piantina lasciata. Poi qua non sto lasciando più niente, oh, guardate che, va da Dio, va. Cioè, io alzo le mani, ho fatto la mod perfetta per raccogliere il cotone. Quindi, è divertentissimo fare le mod. Cioè, la cosa più bella che mi piace a me è, allora no, però qui mi sa che, aspetta un po'. Ma se io ti abbasso la velocità, tu mi raccogli tutto. Perché mo vedo che non vorrei che fosse la troppa velocità a crearmi problemi. Dice, oh, cazzo vuoi? È pur sempre un mezzo che deve fare un'altra cosa. Era progettato per lavorare a 10, lo faccio lavorare a 40. Proviamo 35, vediamo se ci lascia. Non so perché lo lascia, devo essere onesto, non ho ben capito perché mi lascia quei cosini là. E non ho ben capito perché a volte lascia le file. Si vede che l'attrezzo davanti è un po' più piccolino. Anche ad essere, può essere così, può essere. L'unica cosa che mi viene in mente è questa. Però guardate che bella, 35 all'ora. Proviamo a 35, vediamo se va. Poi tira tantissimo perché ci ho messo tantissima potenza. È una belva. Questo qui è modificato in casa, fatto proprio artigianale. Siamo andati lì, abbiamo modificato, distrutto, smontato. E niente, vi ho fatto vedere anche come scarica. Secondo me l'attrezzo è buonissimo. Qualcuno potrebbe dire che non è giusto. Lo so che non è giusto, ma qui non siamo nella realtà e non ci pagano a fare queste cose. Quindi mi voglio divertire così. Vediamo un po' il cotone, a quanto ce lo pagano? Perché sto facendo cotone? Perché peraltro non lo vuole nessuno il cotone. Ok, qua spinneri 9,57. No, me lo pagano bene. Questo qui lo vado subito a vendere. Perché comunque ce li ho queste cose. Quindi è giusto che le devo andare a vendere. Volevo cambiare anche il, come si chiama, la mititrebbia che c'ho lì. Perché quella lì non mi piace come è fatta. Però per il momento non abbiamo soldi. Quindi stiamo calmi. Poi vediamo un po' come andare. E niente, io vi ho fatto vedere la mod. La mod funziona benissimo. Qua a salire fa fatica. Volevo proprio aspettare questo punto per vedere se faceva fatica o meno. Qui dopo che prende poi il coso, sblocca, va a 35. No, però funziona. No, 35 va bene, 40 è troppo. Ma 35 mi sembra corretto, 35, dai. Si vede che funziona bene. Guardate che fumo nero proprio. Questa è proprio la troppa potenza. Cioè, gli ho alzato la carburazione al massimo. Vabbè, questo qui sarà diesel, quindi tutta una stronzata, lasciamo perdere. No, per me funziona. 35 è la velocità giusta. No, 40 no. 40 perde un po' da qualche parte, 35 invece va benissimo. Va bene, lo lasceremo a 35. Adesso vado, lo modifico di nuovo. L'attrezzo davanti lo riporto a 35 perché era troppo basso, se no ci metteva la vita. Già è piccolo, non rompete le palle. Se già è piccolo e va piano, ci metto 30 anni per fare due campi. Invece così va una bellezza, cioè così è perfetto. E niente, noi ci vediamo nelle prossime puntate, dove andremo a vedere la Tuga lì, quello che sta combinando. Perché secondo me, ve lo ricordate, la Greenhouse? Prendiamo un trattore, vediamo un trattore che. Dammi un trattore, lascia qui. Vediamo se mi fa spostare. Spostati qua. Ok, qua si è spostato. Ok, qua ha raccolto l'orzo, vediamo se mi fa entrare da questa parte. C'è un'entratina per arrivare. Questo cos'è? Non lo so neanche io cos'è questo. Ah, questi qua sono le galline. No, le galline non mi interessano per il momento. Poi le faremo, Peraltro ho scoperto che di questa mappa è uscita la versione 3 e io ho la versione 2.0, però non posso cambiare, altrimenti perderei il save game. Ah no, non si stanno vendendo. Allora che cazzo erano quei 2000 euro?
A meno che non sia questo un punto di vendita. Sarebbe bello vedere. Allora, aspetta un attimo che vado avanti col tempo e vedo quello che sta succedendo qua. Allora, sì, il problema è che quando questo qui va avanti, ve lo faccio vedere, quando lui va avanti, lo vende automaticamente, quindi mi accumula quei soldi. È bellissimo avere le cose così. Cioè, così, quando vendo quei 2000 euro, non so perché sto andando veloce, ho dato troppo colpo. Cioè, vedete qua, non dovrebbe riempirlo più a velocità della luce. E invece l'ha riempito la velocità della luce, non lo so perché. Si è un attimo imballato tutto. Quindi ci vediamo qui, ci vediamo nella prossima puntata sperando di risolvere tutta la questione. Fatemi sapere qualcosa sotto nei commenti, lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto. Ciao!